Siamo alla Triennale di Milano per andare a vedere l'anteprima della mostra Meditation of Arts di Roy Lichtenstein dal 26 gennaio al 30 di maggio. Ci siamo per voi, andiamo a vedere. L'opera di Roy Lichtenstein si inserisce in quella tradizione consolidata della storia dell'arte che riprende soggetti appartenenti ad altri artisti. Meditation of Arts affronta per la prima volta in una grande mostra questo significativo aspetto del lavoro di Lichtenstein, dimostrando come egli possa essere considerato a pieno titolo un anticipatore del postmodern. La mostra si articola in sezioni tematiche volte a rendere comprensibile l'evoluzione del processo di appropriazione delle opere di arte moderna attivato da Roy Lichtenstein già a partire dagli anni 50. Aprono il percorso dipinti ispirati a opere molto note di artisti americani ed immagini legate a temi della conquista delle terre da parte dei pionieri. L'astrazione geometrica condotta alle sue massime conseguenze è rappresentata nella serie degli Imperfect in Painting che l'artista ha dipinto negli anni Ottanta. Il gesto e la pennellata astratta, già affrontati da Lichtenstein negli anni 50, tornano negli anni 80 con una libertà inedita e riemerge la propensione dell'artista all'autocitazione. Un altro genere cui Lichtenstein si è dedicato per decenni è il paesaggio come iconografia. Ulteriore fonte di ispirazione per Lichtenstein sono anche le decorazioni ed i movimenti dei nativi americani, rieletti in chiave cubista e pop, che si trovano in alcune grandi tele e in uno splendido arazzo. A conclusione di un itinerario volutamente tematico e non cronologico, la sala dedicata allo studio contenente disegni, documentazione, notebooks, libri, strumenti realizzati dall'artista ed un video sulle tecniche che consentono di ripercorrere le fasi di gestazione e di creazione dell'opera. Un documentario appositamente realizzato per la mostra narra infine con straordinaria intensità la vicenda umana e professionale di Lichtenstein, contestualizzando opere ed eventi nell'ampio periodo storico in cui l'artista ha vissuto.